Alessio. Sì, ma sono andato a vedere. Siamo andati, Giorgino, mamma, ma che c'è? I cagnolini indietro. Mi sono scusato. Eccellenza reverentissima, è la prima volta che Vostra Eccellenza vede questo popolo immenso. È un popolo innamorato della Madonna. C'è una lapide nell'antichissima chiesa della Santissima Immacolata detta del Collegio, fondata dai padri gesuiti. Una lapide che ricorda una data importante. 8 agosto 1188, e la lapide dice che la Madonna è venuta dal mare. Ecco perché siamo qui nel 1980 a fare questo bellissimo ricordo, che a noi piace che la Madonna venga da lontano, venga dal cielo, venga per amare questa nostra città. E questa nostra città è presente, e non è venuta per i tuoi, è venuta per Maria, perché ama Maria. Eccellenza, adesso aspettiamo da Vostra Eccellenza una parola calda, che perché ne abbiamo bisogno. La invitate ogni anno a fare una passeggiata nel mare, e questo è un bel gesto. Maria forse è abituata alla barca, perché sicuramente seguiva Gesù nel lago di Tiberiade, chiamato anche mare. Quindi la accogliamo davvero con grande gioia, perché unisce in qualche modo il cielo e la terra e il mare, perché la Madonna è regina dell'universo. L'universo trova in Maria la sua totale e definitiva armonia. Noi purtroppo siamo così corti di intelligenza e di furbizia che cerchiamo in tutti i modi di rovinare questa armonia che c'è nel creato. Siamo davvero molto spesso distruttori di questa armonia, in vari modi. E comincia dai nostri rapporti spesso tarlati tra le persone, tra le categorie sociali, per arrivare poi alla depravazione peggiore, che è quella di dare fuoco ai nostri boschi e creare quindi panico, disapprovazione e terrore. Allora non vogliamo davvero invocare Maria come regina dell'universo. Gli antichi avevano caro questo titolo, perché il cielo, la terra e il mare, che sono i tre elementi che costituiscono il nostro pianeta, ritrovino la loro armonia, e questa armonia del creato si riproponga dentro il nostro cuore. Perché anche il nostro cuore non è in armonia spesso con se stesso, perché facciamo prevalere i nostri vizi, le nostre debolezze, le nostre fantasie di potenza, di realizzazione banale e superficiale. Abbiamo bisogno di armonizzare la nostra vita interiore, come lei ha fatto, perché rispondendo alla volontà del Padre, al di là dei suoi progetti di vita, ha reso questa armonia vita vissuta, esperienza quotidiana, fino alla croce, l'espressione più alta di questa armonia. Gesù ha detto: quando sarò elevato sulla croce, attirerò tutti a me. La croce dunque è un altro segno di questa armonia che deve regnare nell'universo. Da Maria a Gesù. Maria non vuole nulla per sé, vuole portarci a Cristo, vuole portarci al Figlio, ce lo presenta come il Salvatore. Allora chiediamo davvero a Maria questa sera e nei prossimi giorni che ricostruisca dentro il nostro cuore questa armonia,
cielo, terra e mare, cioè tra valori soprannaturali e valori naturali. Il corpo e l'anima sono in antitesi, sono elementi costitutivi della nostra identità personale. Dobbiamo ricostruire questa armonia tra anima e corpo. Questa deve essere la devozione della città di Trapani, non un ricordo del passato, non un gesto devozionale, ma un impegno a portare armonia dovunque. C'è un urgente bisogno di armonizzare le coscienze, le persone, perché siamo spesso in conflitto gli uni con gli altri. Prevale il qualunquismo, l'estraneità, l'anonimato. Allora le nostre città poi stagnano nella passività. Tutti pretendono che le nostre città siano armoniche, siano a misura d'uomo, e poi però che ci facciamo concretamente perché tutto questo avvenga? Se non ci compromettiamo personalmente, ciascuno per quello che è, per quello che si fa, perché è sempre un più questa armonia che Maria, regina dell'universo, ha portato al mondo, sia davvero l'armonia verso la quale tendiamo, non come una chimera, come una fantasia irrealizzabile, ma come un contesto che si storicizza ogni giorno dentro un destino di una città che può guardare al proprio futuro con gioia e speranza. Adesso il nostro sindaco, che è il sindaco Moreno, con la preghiera per la Madonna a nome di tutto. Prima della preghiera, su cui saremo messi, vorrei dare un saluto come primo cittadino della città di Trapani e di tutta la cittadinanza. E secondo me, pur che il primo cittadino, un saluto verso la Chiesa che porta questa moltitudine di persone che rappresenta la città di Trapani, rappresenta la devozione, rappresenta la fede verso la propria Madonna, la Madonna di Trapani, che è amata da tutti i trapanesi, anche se questa è una nutrita rappresentanza. Quindi, quale segno tangibile di devozione, di fede verso la Madonna, di attaccamento verso i valori della Chiesa, penso che questa sia ogni altra cosa una testimonianza vivente di questo sentimento della città di Trapani nei confronti della propria. Adesso, come tradizione, leggerò la preghiera. O cara Madonna di Trapani, tenerissima Madre di Gesù e Madre nostra, anche nella Chiesa, corpo mistico di Cristo, sei un'icona perfetta, ottienici da Gesù la grazia di coltivare con senso profondo di Chiesa. Con il tuo aiuto e sul tuo esempio vogliamo essere tutti di Gesù e tutti della Chiesa. Vogliamo amare Gesù e amare la Chiesa, vogliamo con il nostro impegno generoso e effettivo dare alla Chiesa e a Trapani il nostro contributo di idee, di energie, di forze. Vogliamo essere la santità di vita per essere degni di proclamare come verità il nostro credo. La Chiesa è una santa, cattolica, apostolica. Amen. All'inizio è una notte mariana, è una notte di preghiera. Faremo 5 tappe mariane con la rice del rosario meditato e iniziamo qui che siamo tutti insieme il primo mistero.
il nostro aiuto e nel nome del Signore. Nel primo mistero contempliamo Maria, la donna del sì. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dal Vangelo di Luca. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco,
Appena il tuo saluto è giunto alle mie orecchie, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore. Dal momento del suo abbandono completo a Dio, Maria gode dell'annuncio avuto, lo condivide con la cugina e riconosce che tutto è opera di Dio. Per questo può cantare a gran voce: l'anima mia magnifica il Signore. Maria, sostieni il nostro impegno ad annunciare la presenza di Cristo tuo Figlio ai giovani, alle famiglie, a quanti incontriamo nel nostro cammino, e donaci la gioia di riconoscere la gioia. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Non lo so, però siccome non sono qua.
Nel terzo mistero si contempla Maria, donna del nascondimento. Dal Vangelo di Luca. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone lo benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Maria, fin dall'inizio, è partecipe del mistero e delle sofferenze di Gesù. Vede in lui i segni di contraddizione e ne condivide la missione. Maria, aiutaci a non tirarci indietro di fronte alla sofferenza e donaci di condividere le fatiche e i dolori di quanti si affidano alla nostra preghiera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Bene, ma sei senza occhiali? Ah sì? Bravo.
ce l'abbiamo fatta, viva Maria! Abbiamo bisogno di questa protezione della Madonna. Ave o Maria.